Ciao, sono Claudio Ciccolin e con questo video ti voglio mostrare la ricca selezione di materiali gratuiti disponibili registrandosi al mio sito lezionichitarra.it. Vediamo! Una volta effettuata la registrazione su lezionichitarra.it avrai accesso a questa speciale area riservata dove sono presenti tutti i miei corsi in vendita, che vedi qui, e dove sono presenti anche le risorse gratuite, tra cui troviamo il test di orecchio che ora ti faccio vedere. Con questo test di orecchio, attraverso pochi passi che sono costituiti da dei quiz, di ascolto, potrai valutare appunto le tue capacità di orecchio. Nell'arco di qualche minuto avrai un responso tramite le risposte che sono presenti nel test per capire appunto qual è il tuo stato, a livello di orecchio. All'interno invece della sezione delle risorse gratuite vere e proprie, avrai a disposizione tutto quello che ti mostro adesso, cioè un ebook, ovvero un libro digitale che potrai scaricare, teoria per chitarra in parole semplici, quindi tutte quelle informazioni che servono per imparare a suonare la chitarra senza avere lacune teoriche. Poi un altro ebook, i 10 errori più gravi dei chitarristi, cioè come combattere tutti quegli atteggiamenti scorretti e quegli errori che tipicamente i chitarristi o chi impara a suonare la chitarra fa. Poi arriviamo a delle backing tracks per improvvisare, quindi delle basi audio che ti potrai scaricare per poterti divertire con le tue improvvisazioni. Poi abbiamo un facile assolo blues, quindi una lezione molto divertente, su un brano blues, che potrai imparare. Ok? Oltre al brano c'è anche la lezione intera per imparare appunto questo brano. Poi abbiamo delle basi di batteria a velocità diverse per esercitarti e per suonare quando sei a casa. Un articolo sulle armonizzazioni diatoniche, quindi per capire da dove arrivano gli accordi che troviamo all'interno delle canzoni. Dei diagrammi in bianco, con i manici, le tablature in bianco, per poter scrivere tutto quello che riguarda la tua attività di chitarrista o di studente della chitarra. Una versione che ho fatto rock metal di Jingle Bells con tablature per eseguirla correttamente e in maniera identica. Quindi vedi che i materiali sono tanti e sono in continuo aggiornamento, ne vengono aggiunti sempre di nuovi. Bene, ora che hai visto tutto questo, non aspettare, registrati per usufruire di questi materiali e raggiungi le tantissime persone che lo stanno già facendo. A presto e ci vediamo lì. Ciao!